La mobilità sostenibile è una strategia sulla quale la Regione sta credendo e sta investendo. Ovviamente la cura del ferro è parte fondamentale di questa strategia. Noi abbiamo investito molto per il rinnovo della flotta, non soltanto per i treni che viaggiano nella rete nazionale, ma anche per i treni che viaggiano nella rete di proprietà della Regione, che è la Sinalunga Arezzo-Stia. Parte dalla stazione di Arezzo alle 10.50 il nuovo treno JETS in direzione Stia. Sono due i convogli acquistati dalla Regione Toscana di ultima generazione che percorreranno la linea Sinalunga Arezzo-Stia. Entro il 2020 saremo già a livelli delle migliori regioni europee e entro il 2023 tutto il parco treni sarà cambiato. Composti da 5 carrozze ciascuno per 290 posti, comprese 2 postazioni con persone a mobilità ridotta e il modo di poter trasportare biciclette, i due nuovi treni JETS sono costati quasi 8 milioni. Sono treni che daranno molta più qualità al viaggiare, che danno migliore comfort, sono treni ovviamente attrezzati per l'accesso a diversamente abili, sono treni che hanno maggiori posti bicicletta per quanto rispetto agli standard generali. Un investimento della Regione Toscana in concomitanza con il rinnovo del contratto di servizio con TFT avvenuto lo scorso 29 di maggio. La prima cosa che interessa ai cittadini è la puntualità. È evidente che i pendolari, i lavoratori, i studenti hanno bisogno di avere la certezza che il treno arriva in orario. Mi faccio dire anche che andare in treno significa per le famiglie e per i lavoratori risparmiare. Costa molto di più muoversi con la propria auto, imparagonabilmente di più. L'entrata in servizio dei nuovi JETS consentirà di effettuare anche un nuovo collegamento diretto nei giorni feriali tra il Casentino e la stazione di Firenze. A partire dall'11 di dicembre faranno il servizio diretto tra il Casentino e Firenze, un servizio del quale da tanto tempo si parlava, che finalmente per l'intervenuto accordo tra la società di gestione di questa ferrovia e Trenitalia e per l'impegno che ha messo la Regione è stato trovato e quindi il servizio si può realizzare, dando anche una valorizzazione alla stessa società, la LFI, che è di proprietà degli enti locali e che invece uscirà dal recinto della piccola ferrovia per fare il servizio invece nella rete nazionale.